Me gustan los aviones, me gustas tú. Da 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 da. Dico che qui per una volta non faccio eccessivamente il pagliaccio, faccio solo il narratore, è un ruolo diciamo più serio, è un programma comunque molto coinvolgente da un punto di vista emotivo, un successo internazionale, l'opposto da un punto di vista ideologico a The Apprentice di Briatore, laddove ovviamente Briatore è più vicino alla Santanché. Noi siamo più vicini ai lavoratori delle aziende. Buongiorno, buongiorno al nostro Valdo Gutierrez, dai lavoratori dell'Electrolux ai manager che si fingono dipendenti nel nuovo reality di Costantino della Gherardesca, recensito per noi in esclusiva dal maestro. Beh, guarda Luca, è un programma molto interessante, se vuol dire. Così molto deve. Interessante, però mi facevo una domanda, no? Ma te li immagini fatto in Italia, Boston Incognito, negli anni 70? Te immagini? Cioè? Te lo immagini? No, dico, è il padrone buono che dà la carità ai lavoratori, a una le regala il viaggio a Parigi, come è buono il padrone. Va bene, però te immagini come sarebbe stato fatto negli anni 70? Che lo picchiavano. E come finiva quando c'era lo svelamento, io sono il tuo padrone, e quello non so che succedeva, ma... niente di buono, credo. Ma adesso, com'è la puntata? Com'è la puntata? Allora, ieri c'era quello dei sette camicie, come si chiama? Sì, quello dei sette camicie. E lui se ossigenava i capelli, se metteva l'occhiale, se metteva la barbetta. E faceva il commesso. E faceva il commesso in vari reparti dell'azienda, no? Vari reparti dell'azienda. Conosceva gli operai che soffrono, i cercano di campare con 1000 euro al mese, quelli che gli dà lui. Sì. Vede questa cosa, dice: ah, ma guarda che roba, le persone che lavorano, una cosa incredibile, le persone che si svegliano la mattina, ma guarda, ma una cosa, guarda, diventa buono, però poi ritorna padrone, li convoca. Hai capito? Li convoca quelli che pensano... si sono comportati bene. Sì, no, tutti quelli che lui incontra, questi cinque diciamo che incontra nei diversi settori con cui lui entra in contatto, li chiama, loro lo sanno che era lui e vanno lì pensando, dice, ma chiamato il capo sarà successo qualcosa, non lo so. Se trovano davanti a lui tutto bello con la cravatta, tutto sbarbato, tutto bello padrone, insomma, di nuovo, però buono, che le dice, ecco, mi riconosci, sono io, però ero quell'altro, eccetera, eccetera, e dice, tu mi hai detto i tuoi problemi, e io sono buono, a te, se tu volevi andare a viaggio a Parigi, te lo do, a tu volevi... un po' più dei soldi te li do, e questo insomma è bello. Cioè, sei così un retaggio tupamaro guerrigliero degli anni 70, guarda, che se il padrone buono non ti piace, no, come no, all'Electrolux adesso uscirà fuori che è un reality e c'è il padrone in incognito, sono il padrone svedese, voglio regalarvi un viaggio. No, hai ragione, guarda, è la verità, sono un vetero degli anni 70, è la verità, ma a me vede il padrone che dice guarda io te do il viaggio, mi fa venire un brivido di influenza dietro la schiena, proprio mi sento che
Non lo so, lo so, è un problema, guarite me, grazie. Lui in un'intervista ha detto sono l'antibriatore, eppure insomma il format sembra abbastanza, non dico simile. Ma, però... ma a me briatore lo accetto perché il padrone è cattivo, va bene, è il vostro figlio di buona donna, eccetera, eccetera. Ma il padrone buono che fa il, la cosa, poi vede che esiste la gente comune che lavora, che si sveglia, che fa... che briga, e poi se, come dire, allunga la mano, capito, munifica della carità, sì, munifica, e le dà il viaggetto. E il viaggetto, a quella gli dice te do 10.000 euro, va. Così. Mega testi 10.000. Ma perché gli dà 10.000 euro alla Boretti? Per sistemare un po' le cose, perché quella gli aveva detto che c'aveva tanti guai, il marito l'aveva molata e stava da sola. Era una signora buona, se vedeva, no? E gli ha detto prenditi 10.000, così. Cioè, lui non si fa vedere praticamente per tutta la, fino a che non arriva il momento di fare il regalo, non si fa vedere lui, giustamente. No, lo vedi truccato. No, lo vedi nell'altro truccato. Ecco, quindi praticamente truccato. Diciamo, chi vede il programma a casa deve sperare che nella sua vita ci sia, vista la crisi, ci sia questo della gerarchesca mascherato, praticamente, non lo so, tu Luca piuttosto che Mirko, deve sperare che Eleonora sia della gerarchesca mascherata e gli dice tieni, vai. Non è gerarchesca mascherato, gerarchesca è sempre lui. È il conduttore. No, è il conduttore. No, è il boss mascherato. Ah, il boss, no? Okay, è il boss delle varie aziende, no? Protagoniste delle diverse puntate, se maschera. Effettivamente, come dici tu, un dipendente dice speriamo che il mio boss ha partecipato, mamma mia, speriamo, che poi mi convocano, io vado là e sa che te me molla, capito, la 5.000, la 10.000, magari la 20.000. Infatti Eleonora della redazione scrive la cosa più brutta secondo lei è che per premio alla signora dei 10.000 euro hanno dato anche la possibilità di lavorare full time invece che part time, cioè esatto, molto per, carino per un programma però, televisivo, certo, però contratto indeterminato, quello che vuoi, però a me mi fa impressione sta cosa, Tiesti, 10.000, no? È la carità deluso, non riesco a... Ma anche il posto fisso, visto che è una cosa che ormai è una chimera, per soprattutto abbiamo gli ultimi dati sulla disoccupazione giovanile che sono francamente imbarazzanti, vedere poi su Rai 2 che grazie a un programma si vince un po', cioè che il posto di lavoro è una vittoria a un concorso, a un programma, fa abbastanza strano, non lo so che messaggio può passare. Non mi fa impazzire, devo dire. Sì, se può discutere anche su quello. A me quello che mi fa più impressione, ripeto, è sta, sì, è sta carità deluxe. Sì, sì, è vero. E uno ti dice, tiè, il viaggio a Parigi, invece di darti l'euro al mendicante sulla scodelina, te dà quell'altra cosa. Allora, capito? Meglio di Apprentice, dici? Ma io dico di sì. Nel senso, certo. Quello è il boss... Che dice, io mi faccio un colloquio di lavoro lungo 10 puntate con le prove, quello che vince lavora con me. Punto. Quello che io decido che è bravo lavora con me. Io non sono né buono né bravo, sono un figlio di puttana, sono un padrone, chi vuoi lavora con me, punto. È un format capitalista, diciamo, classico, sano, va? sì. E invece questo qui a me mi pone un problema, ripeto. Ma inquietante un po', anche visto... Chissà se anche le altre puntate saranno così. Certo, quello è il titolo del programma, boss in incognito. Cioè, quindi la morale è state attenti che il boss potrebbe... Sperate di avere la carità del boss al vostro fianco. Esatto, sperate che il vostro capo sia mascherato in realtà perché fa parte del programma di Rai 2. Ti voglio rivelare una cosa, sono il proprietario della radio, ti raddoppio lo stipendio, dai, caro grande maestro. Era in incognito da un anno e mezzo. Vai. Ah, che bello, grazie. Maestro, anche a lei. Quanto sei ma poi questa signora che le dava 10.000 euro, quella lì... Ma si è umiliata, cioè proprio era commossa veramente, poverina. Io l'abbracciava, le posso dare un bacio, come al Cristo Redentore. Eh sì. E ragazzi... Amarezza. Ti piace sta cosa? No, voi? No. Bellezze? No, proprio sono d'accordo. Vado con la linea Briatore. Contenti che il maestro abbia potuto l'apertura perché è un bel argomento per aprire proprio la puntata. All'inizio però non eri tanto contento con me, No, ero contentissimo. Mi piaceva proprio questa dissonanza del racconto della televisione che va verso il libro cuore e il racconto della realtà che...
ti porta il caso Electrolux, quindi ero rimasto quasi spiazzato, no? E il padrone è vero, qua ti taglia lo stipendio, altro che... E poi maestro, non avevamo bene proprio i dettagli del programma, poi ce l'ha spiegati, quindi abbiamo capito no, meglio io di io non voglio tornare a quello che cantava Paolo Pietrangeli, mio caro padrone, domani te sparo, perché era una cosa barbara, non è... assurdo, un clima folle, sì, imbecile, quello che... però ed è interessante come è cambiato, no? Il tempo, la percezione, la figura di quello che dà il lavoro è cambiato completamente, sì. Però anche cacchio, un minimo di coscienza di classe, ma non tonnellate. Però, insomma, lei che televisione ne fa, ne fa da tempo. È, sono un po' di anni che è iniziata, diciamo, la spettacolarizzazione del dramma. Prima era un pochettino più psicologico, quindi i programmi di successo sulle storie d'amore. Poi sono arrivati anche quelli, non so, il treno dei desideri, piuttosto che comunque davano alle persone cose che non potevano permettersi. Poi i reality quello... dall'America sulle case, e alla fine eccoci qua. Però insomma. No, ma io credo che quella è un'altra cosa, però quella la TV ti ha sempre dato il quiz, il premio, la telefonata che vinci 10.000 euro. Ma non l'emozione, ma... però adesso c'è proprio la mercificazione. No, ma qua è proprio il discorso del lavoro che è interessante, no? Cioè, è come è cambiata la percezione. La percezione del lavoro e della coscienza sociale, sì, quello sì, è vero, vero. Scusate che sto diventato serissimo, una cosa. No, ma è molto, beh, molto. È ancora un'altra zona di teleselezione, siamo in apertura, quindi era, insomma, era con, possibile. E invece vi saluto che sto partendo per Verona. Vai. E poi siamo tutti raffreddati. Senti anche come sta il maestro costipato. Grazie maestro. Un abbraccio, ciao ragazzi. Domani ti sparo, farò di tua pelle sapon di somaro, ti stacco la testa che è lucida e tonda, così finalmente imparo il bowling, miei cari compagni, perché quelle facce ho detto qualcosa che un po' vi dispiace, si forzo è ceduto, non fateci caso, 20 anni di rabbia fan parlare così, padrone, pensate. Son contento di te, caro padrone. Io lo so che anche tu hai le tue...